It's not common to flee the chase of death. It's common to miss 24 hours of sleep. A 24-hour sleep deprivation is the same as having a blood alcohol concentration of 0.10%. That's higher than the limit to legally drive. Bodily symptoms: drowsiness, irritability, anger, increased risk of stress, decreased alertness, impaired concentration, brain fog, fatigue, tremors, reduced coordination, increased risk of mistakes or accidents, food cravings, dehydrated eyes. I miei compagni mi hanno chiesto di raccontare la nostra storia. Così qualcuno ascolterà e ricorderà. Il mondo non era così come lo vedete ora. Sono una donna qualunque. Però ho avuto la fortuna di conoscere la luce. Di sapere cos'è il sole, di riscaldarmi sotto i suoi raggi. Sapevo il nome di ogni fiore. Il mio era il paese dei fiori. Non dormo da troppe ore. Questa è l'unica giustificazione che vi offro per i difetti del mio racconto. È imbarazzante. Il fallimento è sempre un po' imbarazzante. Volevamo salvare la nostra città. Non siamo degli eroi. Non servono eroi per riportare la felicità. Ma la nostra rivoluzione è stata troppo timida. Io l'avevo detto che sarebbe servito un po' di coraggio. Sarebbe bastata una canzone d'amore. Con la guerra non si fa nulla. Si salva un unico fiore mezzo morto. A chiunque ascolterà, io non vi chiedo di essere salvata, non vi chiedo nulla, se non di rimanere con me. Ho perso i miei compagni. Non sono mai stata senza di loro. Avremmo avuto se non 10, 15 anni dal paura che ci siamo incontrati in quell'enorme prodigio. Quando ero piccola credevo che tutti e 6 i continenti fossero ricoperti di fiori colorati. Ci credereste? Ci credereste che prima in tutto il mondo c'era il sole? Lo hanno oscurato, ce l'hanno rubato e ci hanno conquistato. Molti non ce l'hanno fatta, soltanto pochi sono riusciti a fuggire, forse nessuno. Forse soltanto io. Io prima di allora nemmeno sapevo cosa fosse la rivoluzione.
I miei compagni sono morti e i miei nemici sono al potere. I miei compagni sono morti e i miei nemici sono al potere. I miei compagni sono morti e i miei nemici sono al potere. I miei compagni sono morti e i miei nemici sono al potere. I miei compagni sono morti e i miei nemici sono al potere. I miei compagni sono morti e i miei nemici sono al potere. I miei compagni sono morti. I miei compagni mi hanno chiesto di raccontare la nostra storia, così qualcuno ascolterà e ricorderà. Il mondo non era così come lo vedete ora. Sono una donna qualunque, ma ho avuto la fortuna di conoscere la luce, di sapere cos'è il sole, di riscaldarmi sotto i suoi raggi. Sapevo il nome di ogni fiore. Il mio era il paese dei fiori. Mezzo bicchiere, no? Mezzo bicchiere basta. Scusami, io credevo che sarei riuscita a salvarti, invece sei più pallido di me. Ora ci provo. Mezzo bicchiere di lacrime. I miei compagni dicevano un bicchiere intero, però secondo me è troppo, troppa acqua. Siamo sempre stati in disaccordo sulla quantità d'acqua giusta da darti, però eravamo d'accordo su molte altre cose. Eravamo d'accordo che in classe a un certo punto ti dovevi alzare e cambiare posizione. Eravamo d'accordo che la rivoluzione è come la primavera, deve finire con lo sbocciare dei fiori. Ed eravamo d'accordo che bisogna andarsene senza pagare dal papo quando aumenti i prezzi. Questa forse non era rivoluzione, era vendetta. E che a volte li confondevamo. Vorrei riuscire a piangere per poterti dare le mie lacrime, ma non dormo da troppo tempo. Ho gli occhi asciutti, scusami. Vorrei riuscire a piangere per poterti dare le mie lacrime, ma non dormo da troppo tempo. Ho gli occhi asciutti, scusami. Vorrei riuscire a piangere per poterti dare le mie lacrime, ma non dormo da troppo tempo. Ho gli occhi asciutti, scusami. Vorrei riuscire a piangere per poterti dare le mie lacrime. Siete persi, ma siete stupidi! Dovevamo rimanere insieme, l'avevamo stabilito. La rivoluzione doveva cominciare in quel momento preciso l'avevamo stabilito, avevamo scelto quello giusto. Noi eravamo il gruppo dei Gelsomini e avevamo scelto insieme questo nome perché il Gelsomino è bello quanto fragile. Non puoi non notarlo e non puoi calpestarlo. Tutto quello che invece vedete voi, tutto quello che avete tra le mani è finito. È morto, è già morto. Soltanto questo fiore accanto a me è rimasto vivo. Hanno sostituito tutto con una copia imperfetta e finta. Vi piace? Vi piace il mondo che vi hanno dato? Ora che lo sapete non potete più fare finta di niente. Venite qui. Trovate i miei compagni e venite qui. Salviamo questo unico fiore. La rivoluzione è... Può ricominciare. Non sono mai stata senza di loro. Avremmo avuto sia noi 10 o 11 anni la prima volta che ci siamo incontrati in quell'enorme prato di fiori. Quando ero piccola credevo che tutti e 6 i continenti fossero ricoperti di fiori. Ci credereste?
When you miss 36 hours of sleep, your symptoms become more intense. You'll have an overwhelming urge to sleep. You may start to have microsleeps or brief periods of sleep without realizing it. A microsleep usually lasts up to 30 seconds. Different parts of your brain will have a hard time communicating with each other. This severely impairs your cognitive performance, causing symptoms like